specifiche per ogni tasca. Ed ora al Salone del Gusto di Torino, con gli occhi puntati tra l'altro alle regioni italiane colpite dal terremoto. L'inviata Anna Scafuri. Una rete mondiale a difesa della terra madre. A Torino Slow Food fa il punto su una battaglia cruciale e ricorda che il 75% delle varietà vegetali ed animali è stato perso per sempre a causa di un'agricoltura intensiva e industriale. Si è passati, per esempio, da 7.500 varietà di mele a solo 4 varietà commercializzate. 572 i presidi in 70 paesi, di cui 309 in Italia. 15.000 i produttori per un indotto economico di circa 2 milioni di euro all'anno. Sotto i riflettori soprattutto le regioni colpite dal terremoto. Con la Confederazione degli Agricoltori e JP Morgan Chase Foundation, i prodotti di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria sbarcano sul web. Noi metteremo in vendita i prodotti, metteremo anche in risalto la necessità della gente di queste terre di vedere una velocità diversa della politica rispetto alla ricostruzione. La difesa di questi prodotti passa anche attraverso un'etichettatura chiara. Slow Food propone di indicare in etichetta il prezzo della materia prima all'origine, mentre Ismea lancia una consultazione pubblica. I risultati che emergeranno da questa consultazione pubblica potranno essere utili al governo italiano di andare in Europa per proporre l'etichettatura sui prodotti agricoli. Contadini e cuochi sono alleati nella difesa della biodiversità. Noi non possiamo fare a meno di grandi prodotti e quindi è necessario che chi produce, chi alleva, chi coltiva queste primizie venga in qualche maniera tutelato e protetto.